È di 76 milioni e mezzo di euro l'ammontare delle risorse del pacchetto Presto 2, la seconda versione del pacchetto regionale per il sostegno al territorio e all'occupazione, che contiene misure strategiche a sostegno delle politiche attive del lavoro, del credito, dell'imprenditorialità e delle infrastrutture. Il pacchetto Lavoro Subito, invece, ha una dotazione finanziaria di 20 milioni e 200 mila euro. I due strumenti finanziari sono stati illustrati a Pescara dal governatore Chiodi nell'ambito della riunione della consulta regionale del Patto per lo Sviluppo. L'auspicio, ha detto, è che possano essere accolti favorevolmente dal mondo del lavoro. Ovviamente, ha proseguito, non ci sono garanzie di successo, ma sono le misure che l'Unione Europea ci consente di attuare per contrastare efficacemente la crisi. All'inizio di dicembre, ha annunciato Chiodi, sarà varato anche il pacchetto 2 bis, che riguarderà esclusivamente il settore turistico. A disposizione risorse per circa 40 milioni di euro, in buona parte comprese nel pacchetto Presto 2. Poco più di 9 milioni di euro, ha detto il Presidente, saranno indirizzati a varie iniziative, tra le quali talenti per l'archeologia, turismo ed accoglienza e scuola digitale. Dei 57 milioni relativi alla programmazione PARFAS, oltre 30 milioni per i quali è in corso la predisposizione dell'accordo di programma quadro da sottoscrivere con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono destinati allo sviluppo della banda larga e di contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati per l'e-government. Per quasi tutte le misure previste, i tempi di attuazione hanno la scadenza di novembre, mentre in alcuni casi i bandi sono stati già pubblicati.